Un saluto a tutti da Don Andrea Buffoli. La Quaresima è riscoprire che siamo fatti per il fuoco che sempre arde, non per la cenere che subito si spegne. Per Dio, non per il mondo. Per l'eternità del cielo, non per l'inganno della terra. Per la libertà dei figli, non per la schiavitù delle cose. Possiamo chiederci oggi da che parte sto? Vivo per il fuoco o per la cenere? Il Papa ci ricorda in questo suo testo, pronunciato per il mercoledì delle ceneri, come siamo chiamati a vivere una vita accesa, appassionata, come siamo chiamati a non accontentarci delle cose che abbiamo, ma a puntare sempre in alto. In questo senso la Quaresima non è un tempo per stare fermi, ma un tempo per rimettersi celermente in cammino, con quella passione, con quell'amore che arde e che contraddistinguerà i discepoli la mattina della risurrezione, quando di corsa, dice la Scrittura, vanno al sepolcro. Siamo chiamati a vivere così, con questa consapevolezza, con questa passione, con questo ardore. Ci è chiesto questo fuoco dentro che può bruciare dentro di noi, invocandolo nell'amore di Dio e nella sua intercessione. Un saluto a tutti. Arrivederci a domani.